Quindi questi fili con mollette ospiteranno gli elaborati realizzati con la tecnica, io la chiamo del recupero creativo, o anche riciclo viene chiamato. Che cosa abbiamo utilizzato? Materiali di qualunque genere, dalle stoffe abbandonate nei cassetti, quelle vestiti non più usabili, strappati, logori, paste scadute, tappi, stecchi di gelato, qualsiasi cosa. Terzo dell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Mottola, abbiamo realizzato un laboratorio artistico basato sui temi della sostenibilità, mettendo in atto le regole delle 5R dell'Agenda 2030. Riduco, riuso, riciclo, raccolgo e recupero. Dopo aver affrontato l'analisi di alcune opere d'arte barocca, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo realizzato tramite il ciclo creativo delle copie di 2 dipinti ed una scultura, utilizzando quasi esclusivamente materiali che sarebbero generalmente classificati come spazzatura, tappi di plastica e sughero, stracci e stoffe, bottoncini, pasta e legumi scaduti, foglie, giornali, racemi d'uva. Tale attività ricade all'interno dell'iniziativa Libriamoci, curata dalle docenti italiane, promossa dalla rete delle biblioteche di Puglia e il centenario di Italo Calvino in occasione della SER, settimana europea per la riduzione dei rifiuti.